Tarantino ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, 11 leoni, a un certo punto sembrava davvero che si potesse vincere la partita. 10 leoni. Ma ho sentito poc'anzi il mister D'Angelo, devo fare complimenti perché solitamente gli allenatori non sono obiettivi. E ha detto che sicuramente se avessero vinto non avrebbero meritato. Io la cosa strana è che oggi siamo rammaricati di non aver preso tre punti, perché abbiamo avuto più occasioni da gol. Il Monopoli è stata la squadra che ha cercato sin dall'inizio di voler vincere la partita e l'ha dimostrato. E poi il 10 per quasi tutto il secondo tempo ha dimostrato anche di crederci, ha avuto le palle gol, purtroppo non ci siamo riusciti, anche per le condizioni del terreno di gioco, che a mio avviso hanno penalizzato più noi, perché giocavamo in casa, perché avevamo intenzione di vincere la partita e quindi non siamo stati favoriti nel fraseggio e abbiamo dovuto, diciamo, giocare e adattarci palla su palla, anche tanti palloniati, tanti palloni. In trasmissione parlavano il lavoro fatto da Tarantino a Furino, no? Oggi ho visto Tarantino da Furino su Scambelli, l'ha praticamente annientato, annullato dal campo fino a quando ovviamente è rimasto in campo. Una mossa decisa quando? In settimana, perché Scambelli è il giocatore per l'Andrea che ha tanta qualità e ha dimostrato di essere sempre pericoloso, e dunque annullandolo e ho chiesto ad Angelo di fare una partita di sacrificio e direi che mi ha soddisfatto in pieno insieme a tutti i suoi compagni di squadra, perché oggi faccio fatica a trovare un calciatore del Monopoli che abbia giocato sotto, diciamo, il proprio rendimento, le proprie possibilità. Buonasera, mister. Ciao. Allora, il suo collega D'Angelo ha parlato di un brutto pareggio. Il suo parere è che è stata una partita messa sotto il profilo nervoso. Però secondo te invece è stato un buon punto, ma non un pareggio brutto. Secondo te come è stato? Il pareggio è scaturito da, secondo me, dalla voglia di, ripeto, di volerla vincere, e se andiamo a contare le palle gol qui siamo veramente a piangerci addosso, perché siamo stati direi sfortunati da questo punto di vista. Non abbiamo realizzato, però lasciami vedere, l'abbiamo avuto ed eravamo in 10. Questo che vuol dire che se la squadra ha sempre quell'idea di gioco, quell'idea di voler sempre arrivare al gol, al di là dei moduli, ma con l'atteggiamento giusto, propositivo sempre, alla fine le occasioni si creano. Poi è chiaro che alle volte ci sono gli avversari, alle volte ci sono le terne arbitrali che non ti favoriscono, perché purtroppo sbagliano anche loro. Ricordo un rigore non concesso su Croce, quindi anche questo purtroppo fa parte del calcio. Oggi, da questo punto di vista,